Certezza. Allora, quindi iniziamo. Allora, inizia questo video con due signori, Argento e Montereali. Allora, mi perdoni, sì. Lei contesta il nostro video. Esatto, però le spiego perché lo contesto. No, lei mi deve spiegare solamente una cosa. Io ho detto una serie di cose. Sì. Lei ha portato i documenti. Di tutti i video, voglio iniziare pezzo per pezzo. I documenti che dicono il contrario. Esatto. Perfetto. Allora. Posso iniziare però a dirlo io in base a come ho visto il video? Prego. Ok. I signori Argento e Montereali iniziano dicendo che il loro sogno era venire a Serone, dove era un loro sogno, ed io gli ho rovinato questo sogno perché rovinati da una pratica. Aspetta, mi dica. Non abbiamo una giornata. Ma capito, ma io devo, se avere, lei mi devo spiegare. Il video che, no, che è andato in onda, mi dica che cosa, esatto, ha suffragio. Quindi i signori Argento Montereali dichiarano che io gli abbia curato questa pratica, cosa, sì, non vera. E il signor Argento lo dichiara davanti ai carabinieri di Piglio, della stazione di Piglio, in data 1 luglio 2014, dove il signor Argento dice che conosce Fabrizio Vignalberi, vi stava seguendo con l'avvocato Mariano Giuliano di Foro di Cassino. Attenzione, che l'avvocato Mariano Giuliano ti stava seguendo una pratica, no, e non io. Non, sì, dice questo. Assolutamente. Possiamo chiamare una persona che... Non devo chiamare nessuno, però quello che mi sta leggendo non dice questo. E significa, no, che... Però deve entrare nel merito. Sì. L'hanno incontrata per risolvere un problema. No, non mi hanno incontrato. È stata presentata da Emiliano Camponi, un giovane della DIA. È stato presentato come avvocato. No, allora, assolutamente no. Di parlare con un, okay, avvocato. Possiamo sentire una registrazione di Camponi che smentisce questo? Scusi, ma lei mi deve dare il diritto, cioè lei, giustamente capisco, però c'è una persona che dice il contrario, perché lei si deve dire... Ma io ci credo che okay, uno dica, no, no, Emiliano Campo, la persona... Tutte queste persone... No, no, le persone, guardi, non persone... andiamo avanti, adesso andiamo passo per passo. La signora e Montereali e Argento sono venuti da me tramite Emiliano Campoli, i quali gli hanno detto... No, gli ha detto, è un collaboratore dell'avvocato Mariano Giuliano, dove io mi occupavo di infortunistica stradale. C'è un audio qui, se lo volete sentire io ve lo faccio sentire. Dove Emiliano Campo riconferma che mi ha presentato, vai da Fabrizio perché Mariano Giuliano ti segue questa pratica, è un, beh, bravissimo avvocato. Allora, mi perdoni, però, okay, nel momento in cui io vado da Fabrizio, sì, ok, e la chiamo avvocato, e Fabrizio... No, non mi ha mai chiamato avvocato, Montereali e Argento non mi hanno mai chiamato avvocato. E dall'altra parte lei non dice il contrario, che cosa vuol dire? No, no, Argento e Montereali non mi hanno mai chiamato avvocato. Vabbè. Okay, quindi... E loro non l'avranno chiamato avvocato. Mai chiamato altri... avvocato. Aspetta, però diamo un pezzo per te. Ascolti, avvocato. No, mai è successo questo. Ma come no? Ci sono gli audio dove, ascolti, lei dice, ora passo tutta la mia collega, che è un avvocato. Io, avvocato, mi scusi, avvocato Vignalberi. Ma la mia collega di che cosa? Di partito forse? No, sì, vabbè. No, senta Coria, ascolti, io, se mi date il tempo di replica, ascolta, io le sto dicendo come sono andati i fatti, io le dico, sto dicendo, okay, quello che le ho contestato, okay, perché sennò poi lei dirà, come già gli ho detto nell'altro video, ah, non mi hanno fatto parlare. Allora, esatto, io voglio parlare, però voglio parlare e spiegare quello che sta accadendo. Io le dico, Argento e Montereali sono una serie, sì, di però, persone lì, che... Lei mi deve dire a me, Argento e Montereali sono venuti da lei dicendo che io mi sono spacciato da avvocato, c'è, cioè, un audio che dice che io non mi sono spacciato da avvocato, sì, confermato da Emiliano Campoli. Che hanno dato loro? Ascolta, lei, lui ha pagato 9.600 euro per pagare l'avvocato. Per pagare l'avvocato, nessuno gli contesta questi soldi, cosa che poi non sono state neanche onerati alcuni assegni, ma nessuno gli contesta i soldi. E la difesa, il l'avvocato contante, Mariano Giuliano, il, no, no, il contante se l'ha preso quando mi ha restituito l'assegno, perché non voleva che sia stato incassato. È il contrario. Ah sì, come l'assegno è suo, mi porta l'assegno, io gli do i soldi, scusatemi. No, da quello che so io è che... E dato una serie di assegni come scadenza di 9.600 euro, assegni, e poi dopo le portavano i soldi e lei doveva ridargli l'assegno. Esatto, gli è stato restituito gli assegni. Lo dicono di no, perché ma come no? Lei è sicuro di questo? È stato protestato. Perfetto. È sicuro di questo? Allora, vediamo le carte. No, no, guardi, ci abbiamo restituiti tutti quanti, perché poi dopo i signori lasciavano gli assegni per ritirare gli altri. Giustamente, che succedeva? Un assegno di 9,6 magari me lo ridà, non lo può pagare, gli devo ridare quello, ma quando riscadeva il mese dopo neanche quello potevano pagare. Il signor Argento Gianluigi è venuto presso il mio studio e si è ritirato tutti gli assegni, firmato da lui per ricevuta. Diciamo, ci volesse a Dio. Aspetti un attimo, con calma, perché, cioè, io sinceramente
superato un discorso, però insomma. Mi spiega. No, aspetta, però no, mi chiede una cosa per volta, perché le spiego un passo per volta. Allora. Tutte queste persone ce l'hanno con lei. No, non è che ce l'ha. Guardi, però non andiamo avanti con le domande. Lei mi ha fatto una domanda, adesso le rispondo io alla domanda. E poi dopo andiamo avanti con la registrazione. Cioè, non ci vuole addio. Bizzarra però magari però facciamo lo decidere al magistrato però, se c'è un rispondere. Uno? Allora, queste sono gli assi. No, però cioè scusate, si vede che. C'ha 225 denunce qualcosa. Non ce l'ho 220, era stata una battuta che ho detto nella diretta. Ah, sì. Non c'ho 200. Però è indagato. Solo? È indagato. C'ho solamente un invio a giudizio. Tre rinvii a giudizio. Sei sicuro? Sì. Ok, a me non sono arrivati. Questo gliel'ha detto Romani. No. Allora, eccolo qui, signor, ascolti, vediamo una cosa. Ascolti. Il signor Argento viene da me il 17.4 e ritira l'assegno. Restituzione assegno numero, questa è la sua firma di Argento. Sì. Restituzione assegno numero, firma di Argento. Restituzione assegno. Sono fotocopie. Sono fotocopie, giustamente. Aspetti, ti faccio vedere anche l'originale. Va bene. Le faccio vedere l'originale però, aspetti. Sì. La firma di Argento. La lista di tutti i suoi protesti? Dei miei? Beh, quello non è un problema vostro, non penso no, che sia comprato. Però dico, okay. È vera anche almeno questa? Di cosa? Che è protestato, pluriprotestato? Pluriprotestato? Sì o no? Sì o no? Il mio Deli? Sì. Sì o no? E che ne interessa a lei che sono protestato? È una domanda. Ho truffato qualcuno questi con assegni? Questo non lo posso sapere, però le persone sostengono di aver dato dei soldi a lei in cambio di alcune cose che lei non ha fatto e ha fatto anche altre. E questo me lo dice, me lo dicono solo in segnalazione. Allora, andiamo avanti. Anche la procura. Senti, però ascolta, andiamo avanti. È rinviata a giudizio. Quindi non gliel'ha detto la procura a lei questa informazione? Rinvia a giudizio. Allora, questi sono gli originali della firma di Argento. Eccoli qua gli assegni restituiti, Monte dei Paschi. Di azienda Corriere. Però lei prima mi dice che erano copie, adesso ne mostro l'originale e mi dice no, che non va bene questo. Più. Io ho detto Senta la firma di Argento viene a metà? No, no. Viene messa a metà. Questa è la firma di Argento, veda anche su rinvio a giudizio. Questa è la firma di Argento, Corriere. Cioè, scusi un attimo, viene messa a metà. Questa è la firma di Argento, veda le rinvio a giudizio. Va bene. Cioè, prenda un rinvio a giudizio che l'ha consegnato il signor Argento e veda se questa è la firma. Cioè scusatemi un attimo, cioè, mo veramente la. Ma no, con tutte. Senta, lei non mi deve dire, con tutti i rinvii a giudizio, io le posso avere anche. Lei mi sta domandando una domanda, io le sto rispondendo alla domanda. Lei mi ha detto, gli assegni non gliene ha restituiti, io le sto mostrando la documentazione che io gliel'ho restituita al signor Argento. E non dire. Scusi, c'è anche scritto che lei fa dei falsi, è rinviato anche per questo a giudizio, che fa degli altri falsi. Scusi, io come faccio a credere a quella documentazione? Io e lei è un giudice? Non è un giudice però. Quindi allora il giudice stabilirà se è falso oppure no. Adesso le ma sto lei dicendo è io. Lei per questo coso sono ripeto sia grado di giudizio. Sono innocente. Okay. Però non devi urlare. No, non sto urlando, però mi sembra che lei vuole per forza incanalare la sua versione. Io non sto urlando. Ho capito, allora però non incanali la versione però. No. Ok, no, mi sembra che la stia incanalando. È giudizio per frode assicurativa, truffa, esercizio abusivo della professione, sì o no? Sì. Oh. Un procedimento, ascolti. È inviato a giudizio per diffamazione e minacce, sì o no? No. Sì, eccolo no, qua. A me non è arrivato. È strano. Pignalberi Fabrizio, eccolo qua. Mi faccio vedere. A me non è arrivato il ripeto così. 612, io lo so. A me non è arrivato, ma sicuramente hanno fatto altre denunce. Per carità, il magistrato deciderà lei, se nel poi video dice 225, mi scusi. Lo dico io nel mio video. Sì. 225 e continuerà. Ma perché però lei non vuole ascoltare e vedere la documentazione originale? Perché non è che mi deve far vedere solo quello che vuole lei. Esatto. Allora, l'altro, c'è un altro rinvio a giudizio, eccolo qua, questo è un altro rinvio a giudizio, va bene? Ok, Pignalberi Fabrizio, ma il rinvio a giudizio 640. Non ha capito, il rinvio a giudizio non fa un colpevole. Lei denuncia. Non lo sto dicendo. No, lei denuncia. Però io. Rinvio a giudizio, okay, in particolare. Dice? E anche le persone che mi hanno chiamato hanno dei rinvii a giudizio con l'avvocatessa Giuliani Simone, esatto, ok, quindi lo sa,
Io ho detto di no? Ha detto che non ce l'aveva. Uno solo. Un rinvio a giudizio, ma quello sono posso tre. Godere della prescrizione, lei lo sa che invece vogliono la soluzione, ho rinunciato alla prescrizione. Alla prescrizione. Adesso all'udienza che c'è stata? Lei ha presenziato ora, ma l'udienza ci sarà a giugno. Qua? C'è stata il 15 dicembre, già erano decaduti i termini. Va bene. E perché ride però? Io la credo che ha rinunciato, ma di questi altri. Scusi un attimo, un procedimento del 2012, ad oggi. Non c'è stata una sentenza di primo grado, posso o no godere della prescrizione? Io non ho goduto perché... Esatto. Ma io posso godere nel momento in cui lei dice delle lei può godere false. Di tutto, ma non può godere di accusarmi ingiustamente però. Falsità in scrittura privata, falsità ma in questo testamento... chi lo dice? Delle persone. Queste persone. Di... No, la procura non dice questo. La procura dice io ti rinvio a giudizio inseguendo queste denunce. Attenzione, non mettiamo in mezzo la procura. Poteva anche archiviare. E magari vuole vederci chiaro. Prende. Dice ok, giustificati. Sì, va bene. Falsità o ufficio pubblico, truffa 6,40. Cioè, davvero lei però mi sta facendo golia, ascolta. Ah, è 3,68, calunnia. Okay. Sì, teoria, però ascolti un attimo. Lei. Sta rifacendo un'altra volta lei l'intervista, ma non mi faccio spiegare che cosa è successo nel video e che cosa io devo documentare. Mi scusi, io la sto facendo spiegare. No, però lei no, sta facendo che... avanti e dietro. No. Lei sta disconoscendo allora che Argento vada dai carabinieri e dica di Mariano Giugnano e ci può stare. Lo stesso Argento dichiara che io gli abbia fatto delle polizze false, ma i carabinieri gli fanno una domanda ben precisa davanti al signor Argento e gli dice. Signor Argento, conosce l'agente assicuratore del gruppo AMA Ariano Giovanni? Gli risponde no. È l'assicuratore che gli ha assicurato le polizze. Perché denuncia me? Scusi un attimo. L'ha dichiarato. Perché lui dichiara che sono stato io a fargli le polizze? Se dichiara che è Ariano Giovanni. No, ha detto. Le polizze gliel'ha fatta. Ah, certo. Che cosa ripeto? No, prego. Gli fa che le polizze gli erano state fatte da Ariano Giovanni, ok? E allora, lo stesso agente. La compagnia assicurativa ha detto che le polizze le aveva fatte lei. Ok, ascolti, e lo stesso agente Giallungi dichiara di non aver mai fatto un sinistro col direttore di Piglio. Sì. Ma il direttore di Piglio, in una relazione ai carabinieri, dice che la targa del signor agente gli è stata consegnata all'interno di un bar. E perché ho fatto il sinistro falso io? E se i soldi mi ha incassati il direttore del Piglio? Mi scusi, la macchina era stata comunque già venduta? No. Ma come? Perché il sinistro è del 30 aprile, lo dichiara lui in due relazioni, sì. Una è il 30... Prenda l'atto di vendita. Senti, io prendo la dichiarazione che è messa. L'atto di vendita. No, io non posso avere l'atto di vendita. Questo lo dichiara... già venduta la macchina. Senta, Agonia, ascolti, questo lo dichiara il signor Argento all'interno... Mi faccio vedere. Eccolo qua. Quando è stata venduta? Sta facendo riferimento a quello? Esatto. L'ha dichiarato Argento questo. E lei è rinviato a giudizio per quello. Per quale? Eccolo qua. La stessa cosa. Esatto, ma Argento ha dichiarato che la macchina era di sua proprietà. Ma la procura l'ha rinviata a giudizio. Ma lascia stare. Ma scusi, ma che significa questo? Mi scusi. Accertato? Accertato. Eccolo qui le date. Che scrive Argento, scusatemi, Ma gli scrive la procura che ma che cosa scrive la procura se Argento Gianluigi gli dice che la macchina era di sua proprietà a maggio 2013 venduta la macchina, il sinistro è del 30 aprile 2013, scusi un attimo, e in un'altra circostanza la dice stradale mai accaduto nonché falsificava la documentazione relativa al sinistro stradale mai accaduto facendo apparire invece verificato in data 34/2004 tra la vettura Nissan Dublò targata e già in data 17/6/2013 17.7 è del 30 aprile il sinistro. La falsità di sua proprietà e la vettura di cromo del direttore. Il sinistro è del 30 aprile. L'indennizzo. Del 30 aprile 2014, lui l'ha venduta il 17 giugno. Lui l'ha venduta il 17 giugno 2013. 17 è del 30 aprile 2013 il sinistro. Lo dichiarano loro. Capisce? Quindi. E dopo che cosa? Mi spieghi perché la procura che ha fatto... La procura può fare quello che vuole, poi in giudizio però io mi giustifico, ma è un dato di fatto che lo riconferma la procura che l'aveva già venduta, ma il sinistro è del 30 aprile, lo dichiara Argento Gianluigi. Quindi che dove sta l'anomalia? Era legittimo proprietario? 2014. Il sinistro è del 30 aprile 2013.
2014. 2013. E la procura dice 2014. E la senza sbaglia, questa è dichiarazione di... Oh, ma state scherzando, questa è dichiarazione di Argento, eh? Stiamo scherzando, 30 aprile... Come si levanta l'indagine della l'indagine procura? È sono dei carabinieri questi fogli. Ma sarà rilevante che proprio quella c'è stata la procura che ha fatto l'indagine? Non ha capito. È del 2013, perché l'assegno ce l'ho qui che l'ha incassato Gino. 30 aprile 2013 il sinistro. 30 aprile 2013, ma stiamo scherzando veramente? Oh! Va bene. Cioè, vediamo bene sta situazione, cominci. No, no, non andiamo avanti, andiamo a gradi. Questo è un sinistro del 30 aprile 2013. Lei mi conferma che è il 2014, no, 2013. No, scusi, con tutto rispetto, però sinceramente vediamo bene le cose. Allora, vediamo bene le cose, signor Alberi. 30 aprile 2013. No, perché non rispondo adesso in questo? Ma che cosa? Lei mi sta dicendo aprile 2014, è 2013. Non sto dicendo questo. E allora che cosa dice? Lei lo dice. Io? Ma lei l'ha detto, scusi. Con tutte una serie di cose, no? Tutte le... Allora, mi spiega per cortesemente... Senta, lei la serie di cose... Che le hanno dato, che come hanno fatto... Adesso non giustifichiamo questo. No, allora me lo spieghi... No, no, adesso però lei faccia per grado. Perché sta saltando avanti quando sta in difficoltà, però? Mi spiega... Lei sta in difficoltà, adesso sta saltando avanti, scusi un attimo. Come no? Lei sta saltando avanti. Lei mi deve dire che mi sta accusando. Ascolti, dopo glielo dico. Non ha capito. Ascolti. Perché però non mi fa parlare? Glielo dico dopo, adesso risponda a un grado. Lei mi ha detto che la procura mi... Risponde... Ah, quindi lei mi deve dire però che si è sbagliata la magistratura. Perché il sinistro è del 30 aprile 2013. Ma c'è un assegno, c'è una dichiarazione dei carabinieri, c'è una dichiarazione di chi ha avuto il sinistro e c'è la dichiarazione di Argento. Continui ancora a dire che... Lei parli di questo sinistro adesso, lei mi continua a dire che questo non è un sinistro del 2013? Cioè, scusi. Ma lei sta facendo... Ma che vuole? No, ma di chi sta parlando? Senta. Ma si rende conto che lei è indagato per... Attenzione, posso essere indagato per non tutto. Non deve urlare. No, però lei glielo mi deve rispondere. Per quale motivo non mi risponde? Perché sennò è inutile che stiamo qua a parlare. Ok, allora guarda, perché se lei... Urla, pensa no, ma lei continua a fare così. Questa registrazione a me basta e vado via. Perché lei non può avere, dare un diritto di lei con documenti alla mano, sinistro del 2013, continua a dirmi che è del 2014, mi dispiace non ci sono, per me può chiudere. Ma anche se fosse del 2013. Il signor Pietrangeli Gino dichiara davanti ai carabinieri che gli hanno dato i signori dei Ciampari, i carabinieri. L'ha detto. Lei quindi, questo non gli interessa. Il signor Concutelli Fabio che dichiara di avergli truffato una macchina consegnata alla moglie, sì, con un atto di vendita, si acquista un'altra la macchina. La moglie è la stessa signora che era in macchina con lei quando faceva il video e chiamava la moglie. La moglie è sempre la moglie. No? È la stessa? Sì. La sua collaboratrice? Sì. Ah, okay. Ma accertiamoci allora, no? Lei mi ha detto addirittura che è falso quest'atto di vendita. Ma stiamo scherzando? Non risultano trascrizioni. No, lei mi ha detto che è falso. Lei mi ha detto che è falso. Non mi ha detto... No, me l'ha detto lei. Per fortuna che non l'ho registrato. Lei sta dicendo che okay, ma la... io ho detto qui parliamo di un'altra cosa. Lei al video non Golia, lei al video in registrazione lei ieri ha detto al signor Concutelli sei colluto e marziato perché non ha visto né più soldi né più macchina, la macchina di cui sfogliato la moglie. Ce l'hanno detto. Ma il signor Concutelli con una raccomandata del 20 gennaio mi scrive che la macchina è disponibile dalla moglie. Quindi qua, sebbene lei abbia ben specificato, posso? Come no, prego, legga tutto. Ho una raccomandata del signor Concutelli Fabio. Ma mo veramente, ma stiamo scherzando. Sì, sì. Veramente. Questa è una raccomandata. Sì, l'ha inviata il signor Concutelli. Senza una firma. Eccolo, l'altro foglio sta dietro, continua. Senza una firma. No, c'è la firma, non dica che non c'è la firma. La firma è ben visibile, vedetela tutti. So che non c'è la firma. Però mi perdoni. No, non perdono niente. Lei mi giustifica anche questo. Concutelli scrive, mi ridia il foglio perché è mio, cortesemente. Concutelli scrive che il foglio, che la macchina è della signora Lecce, lei mi dice che non ce l'ha. Guarda, per me la registrazione si può chiudere qua, arrivederci. Sì, ecco qua. Allora, mi scusi, questo è un bonifico falso. Questo è un bonifico falso. Allora lei, facciamo... Così ci dicono, me lo dimostra che non è vero? Assolutamente non è vero. Non è vero. No. Non è vero. Chi è questa signora? Luana. Ok, perfetto. Luana glielo faccio vedere subito io. Ma veramente.
tutti i pagamenti. Senta, mi faccia una domanda per volta e poi continuiamo, sì, perché sennò qua non ci usciamo, sì, più fuori. Ma non si arrabbia. No, non mi arrabbio, però cioè, non dovete fare lo scoop come avete sbagliato persona. Sì, sì. Questa è una dichiarazione di Nuana che ha fatto un bonifico di 4.000 euro nei miei confronti, sì, e di cui io ho restituito anche 1.800. Senza una carta intestata, senza. Questa è una dichiarazione sua, di suo pugno, firmata, sì, da lei. Chiami la signora, facciamo fare la vista di grafica. No, no, questa l'ha scritto lei, di suo pugno. Ma questo bonifico, io lo sto dicendo un'altra cosa. Io non lo conosco. Io non lo conosco. Sto dicendo bonifico, un'altra cosa. Questo bonifico io non lo conosco. Questo gliel'ha dato lei. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Questo disconosce. Disconosco. E questa qui la signora lo disconosce che l'ha scritto di suo pugno? Questo lo disconosce la signora che l'ha scritto di suo pugno? Non facciamo lo scoop e diciamo le cose come stanno. Per piacere glielo chiedo. Non è giusto quello che è stato a fare. Lei mi deve dire se la signora Luana ha bugiato, disconosce questa scrittura che è sua. Lo chiederemo. Okay. No, me lo riprendo io e poi no, se lo veglia lei. Perché ma stiamo scherzando veramente. Lo possiamo fotografare? Certo che lo può fotografare. Ma stiamo scherzando veramente qua, oh. La signora dei 250 euro che dice di Parma che ha dato, sì, 2,50, la signora dei 2,50, sì, la signora Paola Repole, ok? Repole, scusatemi. La signora Paola Repole chiama noi, perché noi stavamo facendo le manifestazioni per i bambini sottratti, sì, ascolti, possiamo chiamare tutte le mamme che volete dove sono stato io nelle manifestazioni, ascolti però, mi ascolti. La signora Paola non voleva l'avvocato di Parma e si è fatta andare lì da Frosinone, l'avvocato Simona Giuliani, ha consegnato 2,50, ed è vero? Non dico che non è vero. Questa è la ricevuta della signora Giuliani, sì, Simona, che si è partita da Frosinone per andare a Parma. Sì. Quindi non diciamo che fate le fotocopie. Scusi, la consulenza medico-legale è stata fatta? No, perché non gli ha dato i 2,50. Non gliela ha dati anche i 2,50. 2,50 l'ha presa e lei è partita da Frosinone e è andata a per Parma. Quale motivo? Come? La benzina gliela paga lei l'avvocato, scusi un attimo. Questo è l'avvocato signora... Simona Giuliani che è andata a Parma. Ok? Quindi. La signora della. Le spese, cioè da Frosinone vado a Parma, scusa, 2,50 e chiedo troppo. Non era l'anticipo. Non era l'anticipo per le spese legali, spese legali e medico legali, lo scrive anche l'avvocato. Okay. Spese di viaggio e acquisizione documentazione e consulenza medico legale di parte, lo scrive anche l'avvocato. No, perché la signora non ha versato più i 2,50. Okay. E quindi è questo, no? Quale? È questa qua. La ricevuta è diversa da quella che c'ha lei. Che questa è quella, è perché la signora mi diede a me i soldi, io immediatamente gli diede alla signora la ricevuta, che poi la signora, l'avvocato Giuliani. Spese della signora Repole, eccola qua. Esatto. 25 novembre. Mi ha mandato i soldi, 26, vabbè io sono andato il giorno dopo all'avvocato. Cioè, scusatemi. Ok, quindi. Il giorno dopo, fate la fotocopia, stiamo scherzando? Sì. Non mi sono appropriato di. La signora è partita e è andata a Parma. Cioè scusate, veramente così, veramente, leggiamo attentamente queste cose. Fatti... Perché le ha fatte? Mi scusi, perché le ha fatte? Perché stava insieme a me, è una mia dirigente. Ma perché le ha fatte a un'altra? È una mia dirigente, non stavo in macchina, stava con me e mi ha fatto dare questi soldi. Gli ho detto me la faccia qua e sta poi, gli ho mandato immediatamente la ricevuta. Non nego che erano per me. Su un posto bay di? Di una mia dirigente. Clarissa Venti. Una mia dirigente. Mi sembra indagata pure lei. No, no. No, ma tu stai dicendo, Coria? Ho chiesto, sia calmo. Cioè, Clarissa Venti è una mia dirigente, ha percepito questi soldi, me li ha dati, io il giorno dopo l'ho consegnata all'avvocato, la fattura parla chiaro, eccola qui. La signora Giuliani è partita da Frosinone e è andata a Parma, con solo i 2,50, per lei è poco, un avvocato parte da Frosinone e va a Parma? Scusi, ma per i bambini? Per i bambini è l'unica cosa. No, non voglio fare, no, ascolti, mi parla della mi sta dicendo che non ha cercato di infilarsi su Facebook e cercare di accaparrarsi tutta una serie di mamme che in quel momento vivevano un dramma. Chiamiamo tutte le mamme. Ecco qui la signora Monti. Chi è Samantha? La signora? Samantha è in contatto con l'avvocato Giuliani, la sta difendendo lei, io non rispondo. Che cosa? No. L'avvocato Simona Giuliani ha fatto la pratica, c'ho i documenti, perché non me l'ha detto prima che gliela portavo i documenti? No. Non mi chiede adesso. C'ho la fattura. E lei addirittura. C'ho la fattura e addirittura, hai capito? E non c'è stato neanche una perizia di parte e voi mettete la perizia di parte. Questo lo decide l'avvocato Giuliani, io non entro in merito. Gli ha fatto una fattura, quindi non entriamo in merito. L'avvocato Giuliani dice sempre a lei di passare. L'avvocato Giuliani dice di passare da lei. Dice di me, assolutamente non è vero questo. Perché l'avvocato fa la pratica. Sì, sui vocali. Dice di parlare sempre con lei.
questa fattura, attività di consulenza, attività di recensione del reclamo, adempimenti, assistenza domiciliare, 5.486. Si vede che l'ha fatti? Sembra di no. Sembra, però non accertiamo, accertiamoci però. Sì, accertiamo. Lei ha dato le poste di Clarissa Venti. Ah, anche Samantha ha pagato sulla posta di Clarissa Venti. Sì, sì, ma tutti i soldi registrati, perché Clarissa è una Venti. Dirigente, la dirigente dava dei soldi dirigente per la difesa, per la difesa, dirigente più Italia. Per la difesa all'avvocato Simona Giuliani, nessuno ha negato niente. La Simona Giuliani ha fatto una fattura. Anche ma credo Eliseo, che la. Anche Eliseo. Eliseo ha fatto delle ricariche al sottoscritto per l'acquisto della macchina. E non solo. Ah, come non solo? Anche altre persone. No, no, e l'ha fatto anche all'avvocato Giuliani perché gli ha difeso la pratica. Okay. Ecco qui la pratica. Va bene, quindi questa. Ascolti. Ci sono anche altre mamme che sostengono che lei. Senta, però ascolti, lei sta facendo allora i nuovi progetti, me ne dice dopo. Adesso parliamo del video. Ok, allora. Mi spiega perché lei si fa bonificare tutto sul conto 779 che è suo, e una volta si chiama Carrozzeria Car, un'altra volta si chiama Dobo Bank Unicredit. Un'altra volta sempre il 7. Allora, prima di tutto io non mi faccio chiamare, ma loro bonificano dei soldi, anche perché questa qui. Ah, sono loro. No, che no, questa è la segretaria che lavorava da me. E la signora segretaria 779 davanti ai carabinieri della polizia di Frosinone, guarda che cosa dichiara. Alberi 779. Ascolti, 779. Ma vedi che stai facendo un'altra volta lo stupro. Una serie esatto. Di politici in entrata al 779, mai disconosciuti. Con nomi diversi. Mai disconosciuti. Una volta è Fabrizio Pignalberi, una volta è. Dove sta? Una volta è. Carrozzeria Car, un'altra volta è Dobo Bank, un'altra volta. Questo era il figlio di Stefania. Sì, un'altra volta è. Allora, il figlio di Stefania, volevo parlare del figlio di Stefania? Senta, però mi deve dire una cosa per volta che io prendo i documenti, sì, perché sì. Se no non ci stiamo. 779, Marco Morini. Eccolo qua, la prendo io la pratica. Conto. No, no, aspetti che prendo la pratica. Intanto io lo dico. Eccolo, Marco Morini. 779 la pratica. Esatto. Va bene? A nome. Di Marco Morini. Suo a nome di Marco Morini. No, no, il sì, conto sì. È mio 779, il signor Morini mi ha firmato una cessione di credito. E questo cosa significa? Che cosa significa? Che il signor Marco Morini si è acquistato da me una macchina con scrittura da suo pugno, sì. Ok? In data 26/29/7/2019, questa sì. L'ha scritta Marco Morini, fotografate, e comunque è già in procura questo. L'ha acquistata? L'ha acquistata. Questa macchina? L'ha acquistata. Assolutamente. Quindi ci sarà l'iscrizione no. Al tra. E gli abbiamo anche mandato una raccomandata che ancora non finisce perché il passaggio era escluso, lo doveva pagare lui. Ah, e quindi questa macchina dove sta? Ce l'hanno loro, io sicuro non ce l'hanno. E questo lo dite lei, io non ce l'ho. Ma tra parentesi, lei ha incassato, che sia cessione del credito o non del credito, ha mandato all'Unipolsai sì. Il conto 779. Esatto, per il pagamento sì, mio. Con il nome. No, no. Sì, con la cessione del credito. Mi faccia studio legale. Quando è stata comprata? È stata ritirata il 29 luglio 2019. Ok. Politico, quando ha mandato all'Unipol quei dati? Allora. No. È settembre del 2018, l'anno prima. L'anno prima. Che cosa? Un anno prima l'Unipol gli ha bonificato allora, il signore. Quindi lei no, è un veggente. No, no, non sono un veggente, non inizia a fare il signore prima si è preso una Mercedes classe C. Sì, sì, la propria. Come no? La macchina. La macchina aveva dei problemi. Dal Golia. Ascolta, faccia una cosa. Stranamente all'Unipol sai dice che non è la mattina di Morini. Mi faccia vedere una comunicazione dove io scrivo che il conto è intestato a Pignalberi Fabrizio. Il conto dove è intestato alla cessionaria del precisa testualmente, si autorizza ad emettere bonifico su IBAN già fornito, comprensivo di onorari legali. Esatto. Eccolo qua. Già fornito, io non bonifico ho scritto. 3.500... Morini marca il cessionario del credito, Marco ma che sta Morini dicendo? Con me la paga conto, lei quindi la macchina di Morini? Conto 7, me la paga 7, lei quindi la macchina di Morini? L'anno dopo. Come l'anno dopo? No, no, si è presa la Mercedes prima, che aveva problematiche. La cessione di un'altra macchina. No, no, questa. Non è una cessione, questa è la cessione del sinistro. E questo cosa significa? Del sinistro suo, dove io gli ho rottamato il veicolo, ecco qui la rottamazione.
Eccola questo qui. Cosa significa? Rottamare. Vabbè, ma chi me la paga me la macchina? Ma scusatemi un attimo, ma io il giorno. E allora lei che prende la cessione del credito per rottamare una macchina? No, no, per venderti una macchina. E mette un IBAN suo con l'intestazione. Ma senta, comunica, ma che cosa sta dicendo? 779. Lei mi firma la cessione del nome credito. Del proprietario del conto Morini? Agonia. E non si fa così. Ascolta, e se fa così? Ascolta. Mi dice per piacere. Mi dice che l'hanno minacciata, l'hanno. E sta scritto qua, sono rinviato a giudizio. Per minaccia? Sì. Ok. È rinviato a giudizio lei per minaccia? No, no, loro. Chi gliel'ha detto? Loro sono. Ce l'ho qui. Ok. E lo sa che anche lei? Lei è indagato per calunnia, proprio a proposito di questo, eccolo qua. Te lo faccio vedere io. Eccolo qua. Dottoressa Trotta ha preso le sue, ha fatto le sue indagini, stiamo parlando della la procura, non stiamo parlando di, e dice, indagato per calunnia, 368 calunnia, Fabrizio Vignalbene. Ma questo a me, io non lo sono a conoscenza, questo, lei è a conoscenza perché ha minacciato mia figlia. Sì, anzi, ma chi? Anzi, chi? C'è Danny Stefania. E anzi, prendo atto, sì sì, eccolo qui, Sigismondi c'è Danny Stefania. Ecco. E prendo atto per chiedere scusa a tutte le donne d'Italia in la parola scritta troia, perché ha scritto stai attento a tua figlia perché potrebbe non tornare a casa. Quanti anni prima? Quanti anni prima? Novembre 2019. Ah, ok. E lei è andato a fare la denuncia? Certo. E lo stesso atto, mi scusi, mi dice il numero? 200/19. 200/19. Eccolo qui, io ce l'ho originale, lei ce l'ha in copia. Golia, attenzione, sta pigliando a baglio fino. No. E il giudice dice, premesso okay, che. Andrò dal giudice e gli dirò come mai che Golia sa questo. È calunnia. Mi dice che è calunnia. Ha minacciato le figlie, lei se la prende con altre due persone che stanno in macchina? Io non me la prendo niente. Senti, comunque ho capito un'antifona, quindi per me la denuncia è Golia. Mi dice perché. Senti, io non le dico niente. Con altri. Ascolta. Allora, come fa a farsi bonificare sul suo conto, sul conto dei suoi collaboratori, cambiando le. Io le ho date la giustificazione, lei ho visto che non mi dà il motivo di replica, quindi ma per me ma non è vero. Chiudere qui la registrazione, non autorizzo più ad essere registrato. Ma mi scusi, ma. Non autorizzo più ad essere registrato. Non autorizzo più ad essere registrato. Adesso andrò in procura, sì, come no? C'è una dichiarazione depositata al Tribunale di Frosinone. C'è una dichiarazione depositata al Tribunale con di Frosinone. Tutti i documenti. Senta Togolia, c'è una dichiarazione del Tribunale di Frosinone. Con tutti i documenti. Sì, con tutti i Frosinone. E con questi rinvii a giudizio, mi perdoni, è normale che io posso pensare che lei abbia potuto falsificare delle cose. Come no? Questo quindi la procura ha falsificato questo, me l'ha consegnato la procura, una fattura di Carlitti dove dichiara dei 86.620. Che cosa? Questo l'ha dichiarato la procura. Cosa? È una fattura, i bonifici fatti sono tutti documentati. Attenzione. Questo cosa significa? Perché se li ha presi? Per fare un fatto straccio? No. Per fare no. No, ha cercato di preparazione per il diritto. Ma che sta dicendo? Preparazione, verniciatura. Mi fa sorridere che lei urla. Senta, chiudiamo il discorso, guardi. Adesso vado ai carabinieri. Come no? Vado ai carabinieri e vediamo quello da, da piglio, a piglio? No, no, vado dove mi parlo. Si chiamo io i carabinieri. Vado dove mi parlo. Allora, mi spiega. Puoi chiamare i carabinieri? Puoi chiamare i carabinieri, chiami. Perché chiami i carabinieri? Ma per quale motivo? Mica lei stava facendo niente. Lei vuole giustificare? Ma non è che può giustificare solo quello no, che vuole lei. Lei mi sta guardando video in onda e io le devo dare le prove. Gli ho portato originale, lei qui ha tutte copie. Quindi di che cosa sta parlando? Sono tre rinvii a giudizio. Ma come no? Anche per. Va bene. Fino al terzo grado di giudizio io sono innocente. È assolutamente. E no. Lei ha fatto girare 33 minuti un video col mio volto e con il simbolo di Più Italia. Scusatemi, ma un attacco categorico che ha punito. Cosa? Attacco cosa? E ringrazio Giorgia Meloni che lei, e ringrazio Giorgia Meloni che dice che sono anni che non stava con Più Italia. Nel maggio 2020, Giorgia Meloni rinnovava addirittura il progetto. Gli hanno dato tutti questi soldi. Vada a fare un'indagine da dove partono queste persone. Sì. E chi è che hanno ringraziato? Come mai lei cioè, sta falsificando qualcosa, ci dicono? Ci dicono. Lei mi sta accusando? Lei? No. Mi sta accusando? Lo sto chiedendo. Ok, la può vedere se magari sto confrontando qualcosa o no? Sta scrivendo. Dove sto scrivendo? Il foglio il primo sta sopra, il secondo sta sotto. Sto scrivendo? O magari sto controllando? Sta controllando. Golia, mi scusi, io vado via, visto che è con. Scusi, abbiamo anche. E questo. Guarda, io non ho autorizzato più a darmi in onda. Questo è il documento. Lei.
lei ha consegnato il gabinetto. Va bene, io non ho consegnato il gabinetto. Il processo di querela presentato dell'iscritto. Io non ho compartecipato. Come queste due. Lei ha tutte copie, un magistrato, quindi ho fiducia nella polizia giudiziaria. Ho fiducia della magistratura, la magistratura deciderà se è vero o no. Una cosa è certa, lei non mi sta facendo rispondere conseguentemente. Lei sta disconoscendo un atto di vendita, io prenderò atto di questo. Ma che cosa? Punto, ci vediamo in tribunale il 28 di giugno, siamo in tribunale, lo sai che voi siete indagati? Non lo sai? No, c'è un provvedimento. Non è per lei. Voi, le Iene, hanno un provvedimento aperto il 28 di giugno a Frosinone. Esatto, scusa, mi perdono, ho sbagliato a dire. 28 di giugno, ci vediamo in tribunale. Io la laurea la posso prendere in Marocco, in Romania, in Albania, l'importante è non farne un utilizzo che sia sbagliato. Non ho detto più, io rida lei, non ne ho detto più io. La società possiamo tranquillamente. No, ma io le sto dicendo una cosa, ma non può fare lo show solamente a lei. No, io non faccio show. Lei ascolta, la mano, mi faccia vedere tutta questa gente perché dice che lei senti a me, faccia il saluto suo per chiudere la porta. No, non ne devo sentire. Mi faccia il saluto che ci salutiamo, perché ci tengo. Mi e poi dice diciamo perché qua. Tutte queste persone sostengono che lei... Lei deve dire da dove provengono le... Ascolta, però lei deve fare un'indagine, spero che la procura la faccia, da dove provengono tutte quelle persone che stanno facendo queste cose. I Carlitti da dove provengono? Da Tiziana Sigismondi. E Tiziana Sigismondi chi è? Amico di Gianni... Ah, una cosa ci tengo a dirla. La signora sempre Nuana, nella fine del video, dice... che io ho fatto degli assegni modificandoli da 500 a 1500. Andiamo sulla parte di Nuana. Questa è la sua chat, se vuoi la chiami da questo numero per vedere se è vero oppure no. Questa è Nuana. Guardi qua. Nuana, posso vedere il numero? Come no? Prego. Lo faccia vedere. 493499. Devo vedere. Veda. Veda. Ok. Poi che mi vuole dire? No, vediamo, spegniamo un attimo, non è problema. Perché è giusto che... Veda bene. Sì, non vuole suo. Però comunque... No, aspetta, vedi, però lei fa un'altra domanda, faccia questo. 349, è suo questo numero o non è suo? Ora glielo dico. Ecco. Lei si agita. No, non mi agito perché voi non volete sapere la verità. Ma stiamo scherzando. Ma la verità la stabilirà la procura. E allora lo deve dire. Lo deve dire. Assolutamente. No, no. No, 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 il video ha girato fino al terzo grado. Lei è innocente. Minacce, diffamazioni. Cioè, mi hanno crepato per un servizio che oggi mi sta dicendo deciderà la procura. No. È suo il numero, mi scusi, lo vede? 349, veda pure lei, 82 23 499, è suo? Ok. Allora, questi assegni sono i suoi? 1500, ha detto che da 500 ho fatti diventare 1500, nella sua chat questo. E la signora che mi chiede la liberatoria, che deve essere scritta così, scritta da suo pugno, assegno di 1500? Golia, prima di mandare i soldi. Che comunque lei lo sa che erano dei 1500 assegni e non di 500 come dice la signora. Alcuni erano di 1500, alcuni di 500. Certo, uno è di 500, ancora. No, la signora dice di 1500, modificate a 1500, non giochiamo. Ma non giochiamo con le parole. 500. Ma attenzione, cosa più granante, in diretta dice che i suoi assegni, facendo così, sono stati incassati dal signore. Signor Gianni Vittorio, a chi sono intestati gli assegni? Capuani ricambi l'amministratore. Questo gira con noi. No? Non c'è il fa, sono non trasferibili. No, non c'è il fa, c'ho l'originale. Mi faccia vedere, è girato. È girato. Dall'amministratore? È girato, io non ero lì. È girato che significa? L'assegno è girato. Allora, l'assegno non trasferibile l'avevo fatto un pazzo, scusatemi. Dicami. Capuani ricambi, ha dichiarato Vittorio Giannicchi in diretta, oh. Si vede il video. E che significa? Come che è un altro signore. È girato. Un assegno non trasferibile non si può girare. Ascolti. Un assegno non trasferibile. Sì, si bancano gli assegni. Comunque. Ascolta. Un assegno non trasferibile. Ascolti però. Perché non mi ascolta? Ma perché urla? Ma perché lei non mi vuole ascoltare? Scusi un attimo, L'assegno non trasferibile, lo vede? Lo vede un assegno non trasferibile,
È un assegno non trasferibile? Non trasferibile. Intestato a Capuane Ricambi? No. Come no? Non ma trasferibile. Per questo assegno bancario non trasferibile. Non trasferibile. Intestato a Capuane Ricambi? Come ha fatto a dichiarare in diretta che era intestato a Giannicchi Vittorio? Ma fatemi piacere, dai. Ci vediamo in tribunale, dai, se chiudete ci salutiamo a meno. Sì, però deve chiudere una cosa. Allora, no, deve chiudere. No, non finisca col suo scoop, mi deve chiudere la trasmissione qui. Allora, intanto glielo ribadisco, non deve chiudere. No, però. No. Perché tutti questi assegni, tutti questi signori sostengono. Perché tutti questi signori sostengono che le hanno dato una serie di cose e lei dava per scontato che tutti hanno dato per scontato che lei fosse avvocato. Allora, con la laurea, con la laurea e la toga nello studio. Tutti sono presentati. Quanti sono? Perché sono questi tutti signori matti? E che ne so, lo diranno davanti al giudice, ci sarà un giudice che sta stabilendo. Per quale motivo i Carlitti hanno bonificato a 779? Ascolti, ma questa cosa. Questi soldi, per quale motivo? Ma senta, li hanno dati? Per un saldo straccio. Ascolti.